solita indegna location del bagno, buongiorno. If you get to hear me now. Non fate caso al mio, la mia pettinatura. Piccolo vlog, non per farvi aggiornamento situazione Marta, ma per rispondere a un paio di cose, ma il senso del vlog in teoria è un altro. Proprio ci tengo prima di tutto alle persone che hanno dimostrato comunque, non soltanto in questa occasione, che comunque non è successo nulla, ma anche in passato, in modo molto carino, tanto affetto, oltre che nei miei riguardi, anche nei riguardi di Marta, sempre con una parola carina, con un saluto, con una carezza, un bacino, un grattino. Quindi insomma tengo intanto a ringraziare queste persone e ad aggiornare queste persone sulla situazione zeccucce Marta, che non ne ha più. L'ultima che gli ho trovato, l'ho trovata ieri mattina morta. La cosa fa abbastanza schifo, ma comunque si tratta di animaletti quando non hanno ancora morso, o comunque se hanno appena morso, animaletti piccoli, poco più grandi di una pulce. Fortunatamente io ho i pavimenti bianchi, me ne sono accorta, era per terra, stecchita, evidentemente era l'unica che le era rimasta tra il pelo, forse si era attaccata da poco, e appunto questo significa che l'antiparassitario ha fatto il suo effetto. Ora io aspetterò ancora qualche giorno, dopodiché farò un bel bagno antiparassitario a Marta e sotto consiglio della veterinaria, che mi ha detto che comunque qui, col fatto che Marta non cammina molto nei parchi, ma nel mio giardino, dice che non c'è molto pericolo e quindi non è necessario rifare di nuovo la profilassi, diciamo, antiparassitaria proprio con la pipetta. Ma mi ha consigliato un collare naturale all'olio di Neem o Neem, non so come si scriva. Questo olio di Neem dà molto fastidio agli insetti, soprattutto alle zecche, che evitano proprio di avvicinarsi all'animale. Si può addirittura utilizzare proprio sul pelo dell'animale per proteggerlo, però lei mi ha detto di utilizzare questo collare, appunto, che ha una durata di 3 mesi, che non dà fastidio al cane, è naturale, e quindi insomma provare così. Mi ha detto che comunque, scusate, sono veramente provata oggi, ho un male alle spalle, cioè non so, saranno state le lunghe camminate in salita fatte in questi giorni. Niente, non è necessario fare comunque una cura antibiotica, perché ha detto che comunque, avendo appena morso, è praticamente impossibile che le abbiano trasmesso alcun tipo di malattia, e comunque anche nella remotissima come si dice, eventualità che ciò sia avvenuto, anche da esami del sangue non si riesce a vedere subito, ma si vede dopo 2 o 3 settimane, e comunque dopo 2 o 3 settimane comparirebbero i fantomatici sintomi se lei avesse questa malattia trasmessa da questi parassiti, che però è curabile. Mi ha detto, dato che sappiamo che è stata morsa, la teniamo sotto controllo, se vediamo dei sintomi le facciamo subito gli esami del sangue e in caso la cura. Quindi la situazione è risolta, io ho lavato tutto quello che avevo con me là, nonostante non ci fosse nulla, messo tutto in asciugatrice sotto consiglio anche di altre persone, che comunque mi dicono che oltre al lavaggio l'asciugatrice dà un'ulteriore, diciamo, sicurezza per quanto riguarda queste cose. Ho lavato anche tutto quello che avevo in casa, ovviamente non dentro gli armadi, ma tappeti, tappezzerie varie, robe varie, anche se Marta quando è arrivata era già comunque protetta, e quindi la situazione Marta è a posto. Tenevo tra l'altro, che mi sono dimenticata prima di portarvi al reale motivo del mini vlog, a rispondere a, diciamo, forse l'unico commento sgradito sotto il mio video. Io non sono abituata a raccontare i fatti miei, diciamo, racconto quello che mi pare, non giudico chi racconta qualsiasi cosa, ma ognuno fa quello che vuole. Diciamo che in questa occasione io avevo deciso di documentare, avendo un canale YouTube e essendomi messa a fare vlog nell'ultimo annetto, diciamo, avevo deciso di documentare anche questi giorni che io avrei passato via tramite qualche vlog, soprattutto poi per farvi anche vedere i luoghi. Insomma, a me piace guardare i video degli altri così, e quindi ho pensato di farlo anch'io. Il fatto di essere tornata prima
Per questo motivo avrei potuto anche raccontarvi che avevo finito la batteria, era morta la batteria della fotocamera, mi ero scordata il caricabatterie, che ne so, cavolate di questo genere. Io non sono però abituata e quindi vi ho raccontato la verità, quello che è successo. Il fatto che qualcuno, una persona sola in particolare, mi abbia comunque consigliato sotto il video di ieri, cioè quello in cui io vi spiego perché sono tornata, di evitare di fare vacanze in agriturismo, perché negli agriturismi sono così, e di farmi una bella vacanza in città perché non eravamo adatti, è stato un consiglio, volendo, anche ben ponderato, nel senso che non è stata una cosa maleducata, anche se è partita con quante storie, ma non importa. Ma se voi mi seguite un minimo, magari questa persona non mi segue, non importa, io scelgo di passare vacanze in agriturismo, mini vacanze finora, perché più di 3-4 giorni non li ho mai fatti, proprio perché mi piace stare a contatto con la natura. Mi piace stare a contatto con la natura, mi piace non avere esageratamente i comfort che si hanno magari in un albergo, in una città, ma diciamo questo magari può essere un contro, i pro sono decisamente maggiori. Detto questo, se io me ne sono andata è perché oggettivamente c'era una situazione al limite dell'igiene. Io mi sono anche sentita un attimo in colpa, diciamo, non sapevo come comportarmi nei confronti di queste persone, perché io non conosco i proprietari personalmente, tra virgolette, nel senso al di là delle poche chiacchiere che ci ho potuto scambiare in questi 2 giorni. E quindi magari l'avermi chiesto comunque scusa, mi hanno fatto pagare soltanto, diciamo, quello che io ho quello di cui ho usufruito in questi giorni, cioè i giorni prenotati, l'altra notte prenotata non me l'ha fatta pagare, ecco, ci mancherebbe. Però, per dire, sono stati molto gentili e disponibili, sono caduti dal pero, come si suol dire dalle mie parti. Però un po' di senso di colpa, nel senso, ce l'ho un po' di rimorso, nel senso che magari potevo avere a che fare con delle persone che mi dicevano sì, adesso sistemiamo, e poi non sistemavano. Questo lo dico perché la situazione che c'era in quel giardino, nonostante fosse molto bello, lo avete visto dalle immagini, cioè non dico bugia, prato tagliato, tanto verde, ben curato, bei fiori, cioè non era un parco incolto con l'erba alta come me, no. Quella situazione che c'era però in quel giardino era una situazione al limite proprio della chiusura del luogo, almeno fino alla data da destinarsi, perché era una situazione da disinfestazione totale. Perché vi ho già spiegato che io non ho esagerato nel dirvi che la prima sera avrò trovato 10-15 zecche su Marta e sulla cuccia, tra Marta e la cuccia. Il giorno dopo gliene ho levate 3 che si erano attaccate. La sera dopo sono stata attenta a farla camminare il meno possibile nel prato, se non quel minuto per fare il bisognino. Ma già salita ne aveva già altre 4, cioè proprio una situazione ingestibile, cioè lì c'è proprio una cosa, ci saranno centinaia di migliaia di zecche, cioè è una cosa da disinfestazione. Questo per chiarire il fatto che comunque non me ne sono andata perché vado in agriturismo, vedo un'ape, vedo una vespa, una zecca, un moscone, un tafano, scappo perché mi fa schifo, assolutamente no. Io sono cresciuta in campagna da mia nonna con maiali, mucche, asinelli, galline e quant'altro. Il motivo di questo videuzzo sarebbe un altro, nel senso che io ho intenzione di mettere in mano alla mia collezione di profumi. Siccome mi chiedete in tante di fare un video sulla mia collezione di profumi, ma ragazze, vi assicuro è praticamente impossibile. Io dovrei fare 4 o 5 video in cui vi mostro tutti, ma diventa pesante perché tanti li avete anche visti. Quindi, insomma, per fare una cosa un po' così, ho deciso di farvi vedere, insomma, fare insieme a voi il decluttering, no, ma la sistemazione di questa confusione esagerata che c'è qua dentro. Cosa succede all'interno della mia collezione di profumi? Voi vedete che io ho diversi profumi ancora all'interno della sua scatola originale. Io non amo, questa c'è per caso, perché devo comunque buttarla, la scatola. Questo perché succede? Non perché io sia particolarmente psicopatica, cioè non più di quello che, insomma, di cui vi siete già accorti, ecco. Perché comunque io
solitamente butto le confezioni. Di certi tipi di profumi, come ad esempio quello che vi ho tirato fuori 2 secondi fa, cioè Orangea di Profumum Roma, onestamente sì, io lo uso, quindi non avrei bisogno della confezione. Diciamo che chi è malato come me, è collezionista come me, compulsivo come me, sa che spesso e volentieri succede di comprare profumi di nicchia molto costosi, magari nell'unica versione che esiste, cioè da 100 ml, e di rendersi conto che poi magari dopo averne usati un 30 ml questi profumi magari ci stufano, cerchiamo altro. Questi profumi sono comunque una specie di investimento, perché comunque un profumo, ad esempio come un Profumum Roma, si rivenderà sempre, cioè anche se un 100 ml utilizzato per metà, venduto a poco meno della metà del suo prezzo originale, viene comprato tranquillamente. Quindi se ha la scatola originale con all'interno tutti i suoi accessori, è diciamo più facile che questo profumo venga venduto. Questo è il motivo per cui io tengo le scatole, però oggettivamente il fatto di avere una collezione così da psicopatica di profumi fa sì che io abbia anche profumi di sotto, scatole chiuse come questo di zucchero di mandorla, di cui non vi ho mai parlato ma vi parlerò. Queste qui c'è Lucum di Keiko Mecheri, o Mecheri come dir si voglia. Insomma, ci sono cose che io dovrei oggettivamente levare dalla confezione, non volendole buttare. Però qui ho una confusione esagerata, perché queste lavatrici, questa lavatrice asciugatrice hanno funzionato, cioè in un modo esagerato. Io ho questa scatola che stava lì sopra, questa scatola qua, che è completamente vuota. Voi direte, ma che peccato, sì lo so, io non so cosa metterci. Col fatto che ho comprato una quantità industriale di queste scatole qui, Ikea, le famose Scoob a 4 euro e qualcosa, e ne ho ancora 2/3 da poter utilizzare, ho deciso di togliere tutti i miei profumi dalle loro scatole, buttare quelle che comunque sono scatole che sono buttabili fra virgolette, come vi dicevo prima, ad esempio il Moschino, Toujours, Glamour. Io butterò la scatola perché si tratta di un profumino da 20 euro circa, e quindi non è un profumo che un 30 ml che un domani deciderò di rivendere, non ha molto senso. Però tutte le altre, come anche questa di Confetto, di Profumum Roma, eccetera eccetera, io le leverò dalle scatole per avere più posto, ma soprattutto per avere più comodità io, e li lascerò qui dentro senza scatola, e le scatole le metterete, vedrete dunque mettere proprio mano alla mia collezione. Cioè qui c'è il profumo che vi ho detto che ho preso a Volterra, c'è ancora la sua scatolina, presto ve ne parlerò. Quindi mi vedrete tirare fuori adesso gran parte della mia collezione, cioè non tutta, e i profumi in questo modo non ha alcun senso. Quindi tiro fuori tutte le scatole, diciamo, da mettere via, e comunque, cioè sostanzialmente poi adesso questo qui è Orangea, vi faccio vedere, non è che faccia grandi cose, penso che abbiate capito, perché... per quanto io possa spiegarmi male, la scatola è questa, vedete che comunque, vabbè, qui c'è il marchio della profumeria, c'è il profumo, casca tutto, e però sotto abbiamo anche, in questi profumi, c'è la cosetta se si vuole levare il vaporizzatore, c'è un imbuto e una piccola mini taglia, diciamo, da poter riempire, da portare in viaggio. Questi profumi sono veramente potenti, fortissimi, che questa sorta di mini size, una volta riempita, vi può durare anche per il viaggio di 15 giorni. Cioè, quindi insomma... vedete come le confezioni possono essere molto belle. Questo è Zucchero di Mandorla di Sinfonia di Note, un profumo meraviglioso del quale vi parlerò, non è proprio adattissimo magari alla stagione, forse ancora un po' sì, ma la confezione prevedeva appunto che ci fosse questo a scorrimento, sempre di cartone, e all'interno appunto c'è questa sorta di finestrella che si apre, fatta con una nota. Cioè, questo profumo è un 100 ml, appunto, sono venduti in 100 ml, al di là del caos, che c'è caos qua dentro, ci sono cose ancora oggettivamente da buttare, cioè vedete che io ho dei profumi anche qua dentro, questo è un Breakheart,
Trouble, anche di questo vi devo ancora parlare. Questi sono due profumi di Place Delice, io vi ho già parlato di Saffron Gourmand. Questi sono altri due profumi, erano venduti a metà prezzo sul sito di Place Delice qualche tempo fa. Io li ho comprati, ma sono profumi estivi, molto estivi, e quindi li ho tenuti conservati. Anche questi preferirei conservare le confezioni ed è quello che farò. E voilà, ora non che la situazione sia sconvolta, qua ho sempre tutti i campioncini, qui ho lasciato i Blancaide e un altro comunque che ho doppio, ma è un profumino di quelli da neanche 5 euro che mi ha regalato mia suocera tempo fa, ve ne ho anche già parlato. Qui ho lasciato Acqua di Voltaire nella sua sportina perché comunque ve ne voglio parlare prima di scoperchiare anche lui, ma tutto il resto è senza confezione. Ora voi vedete questo perché è fatto proprio così, ma sono tutti senza confezione. Ho fatto lo spazio giusto che mi serviva e in questo modo riesco a pescare i profumi senza dover ogni volta aprire le confezioni, che mi scoraggiava, devo dire la verità. A volte ero scoraggiata dall'usare alcuni profumi perché erano comunque nelle scatole e mi stavano in mezzo ai piedi. Qui ci sono tutte le scatole che ho, diciamo, deciso di tenere e non buttare. Quindi ora io le metto via in caso se ne dovessero aggiungere altre. Ovviamente qui c'è posto, sono veramente soddisfatta, è stato un lavorino da niente che potevo fare diverso tempo fa, ma vabbè. Io adesso vi saluto, grazie per avermi seguita e ci vediamo alla prossima, ciao ciao.